Sitting Volley, come tu ben ricordi, ha avuto un inizio un pochettino lento e difficoltoso. Il movimento non era molto conosciuto, lo sport non è stato molto sviluppato negli anni precedenti, per cui anche già la nazionale, per partire, per avere i primi feedback delle altre nazioni, ha avuto qualche difficoltà. Per cui sicuramente un campionato italiano adesso è sicuramente una cosa che dà la possibilità al movimento di crescere, però non ha poche difficoltà, perché non ci sono abbastanza società ancora affiliate al Sitting Volley, non ci sono ancora persone che conoscono il Sitting Volley. La prima cosa è capire che si può rinascere. Lo sport, che sia il sitting volley, che sia il basket in carrozzina, che sia il nuoto paraolimpico, deve avere ha sicuramente un ruolo fondamentale in questa cosa. Almeno per quello che riguarda la mia esperienza personale, ti dico che ero chiusa in casa fino a che non ho iniziato a fare sport. Diciamo che quando io gioco a pallavolo, a sitting volley, perché io ogni tanto mi dimentico che si chiama sitting volley, lo chiamo comunque sempre pallavolo, mi dimentico assolutamente di non avere l'altra gamba. E ti dico anche, ti racconto un piccolo episodio. Mentre giocavo una delle prime volte, volendo prendere la palla con il piede, ho fatto il gesto come per mettere la gamba destra, quindi di lanciare la gamba destra per prendere la palla e tirarla su nell'altro campo o tenerla in campo. Ho un mezzo sogno, vorrei che tutte le società della Campania da qui a breve abbiano un settore di sitting volley, tutte, nessuna esclusa.